Questo programma è offerto da Scena straziante quella avvenuta intorno alle 9 di stamattina sul corso Umberto I nei pressi di via San Martino. Un uomo, R.I. sulla sessantina, mentre lavorava ad un trasloco, è stato colto da un grave malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito giunte due ambulanze, ma i sanitari, dopo aver provato a rianimare l'uomo, hanno dovuto constatare il decesso. I familiari, avvisati telefonicamente dell'accaduto, si sono precipitati sul posto. Una parente dell'uomo, durante la tragica situazione, si è anche sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Si attendono aggiornamenti dal medico legale per capire le cause del grave malore che hanno portato l'uomo al decesso. Ben 4 arresti nelle prime ore della scorsa mattinata. La Polizia di Stato, congiuntamente ai Carabinieri, ha messo in manette 4 pregiudicati di età compresa tra i 22, età del più giovane, e i 37 anni del più grande di loro. Il multiarresto è scattato con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, porto di strumenti atti allo scasso e ricettazione. I 4 sono stati bloccati dalle forze dell'ordine di Cefalù dopo un lungo inseguimento sulla A19 in direzione Palermo, cominciato all'altezza dello svincolo di Scillato. La BMW con a bordo i delinquenti è stata vista sfrecciare dagli agenti che hanno così inseguito la vettura, intimando l'alta polizia allo scopo di effettuare un controllo. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che si è concluso a Palermo in via la Regione Siciliana quando, all'altezza della rotonda Aureto, i malviventi si sono visti sbarrati la strada dalle volanti di polizia. Una volta circondata l'autovettura ed impossibilità di fuggire, i giovani malviventi hanno cercato di ostacolare il lavoro delle forze dell'ordine, tentando di sottrarsi alla cattura. Scattate le perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, i 4 sono stati trovati in possesso di un vero e proprio arsenale di strumenti atti allo scasso, nonché di fiamme ossidriche, di passamontagna e un disturbatore di frequenze telefoniche. I 4 sono anche sospettati di aver compiuto un furto ad una tabaccheria nel Catanese, visto che proprio da quelle parti si sono immessi nell'autostrada. È da poco passata la mezzanotte, quando lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento i carabinieri avevano notato 3 persone a bordo di una Fiat 600 procedere a bassa velocità. Insospettiti dall'andatura troppo moderata, i militari hanno fatto accostare la macchina per controllare gli occupanti. «Siamo andati a comprare alcune cose a Palermo, stiamo tornando a casa». Queste le loro frasi. Ed effettivamente nella macchina ci sono generi alimentari, casse d'acqua, prodotti per la casa, tutto ancora nelle buste di un noto marchio di supermercati. Ma quella non è l'unica spesa che i 3 hanno compiuto. È la caparbietà dei militari dai suoi frutti. Ben occultati addosso gli occupanti, 4 panetti di hashish del peso di un etto ciascuno, per un peso complessivo di 400 grammi. Paolo Bunone, classe 1960 di San Giovanni Gemini, Tony Lupo, classe 1992 di Cammarata, ed R.S., classe 1994, anch'esso di Cammarata, sono stati tradotti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Col supporto dei colleghi della stazione di Lercalafriddi si è proceduto anche alle perquisizioni domiciliari. A causa del Bunone è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un piccolo impianto artigianale ad uso domestico per la coltivazione di canna sindica, 11 grammi di marijuana, semi e 100 cartucce calibro 6 marca Flaubert. Condotti quindi presso il Tribunale di Termini Imerese per il giudizio direttissimo, per Bunone è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per Lupo ed R.S. è stato deciso l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Ancora nessuna risoluzione per il divieto posto al doppio senso di circolazione in via Alcide De Gasperi a Villa Abate. Ancora gli automobilisti non rispettano il senso unico, salendo per la strada in qualsiasi ora del giorno, anche dalle ore 7 alle ore 17, orario in cui sarebbe attivo il divieto. La paralisi del traffico veicolare continua, soprattutto durante alcune ore della giornata che coincidono con l'orario di entrata, ma soprattutto di uscita, degli alunni delle scuole limitrofe.
Della polizia municipale non si vede neanche l'ombra. Una vera piaga questa per il paese di Villabate, anche perché dopo le svariate denunce fatte non si capisce come mai il comando dei vigili urbani non mandi qualcuno a gestire il flusso del traffico nelle ore di punta. Fino ad ora sono stati notati solo appostamenti strategici in ore in cui il traffico è pressappoco inesistente, così da multare solo l'1% dei trasgressori che non rispettano il segnale. Sono un po' tutti stufi di questa situazione: i residenti, i docenti, i genitori dei ragazzini del liceo Danilo Dolci, che ogni giorno affrontano intrepidi il traffico delle macchine che si incrociano tra la via e l'uscita della scuola. È inutile appropinquarsi in giorni orari in cui il traffico è scarso. Si deve fare un'operazione di controllo più fitta per dare un vero valore e senso a questo divieto. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333-2547-333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Raccolta dei rifiuti a singhiozzo nei 12 comuni del Lato Palermo 1. Gli stipendi non vengono pagati e i lavoratori sono fermi. La protesta nasce in primis per la mancata acquisizione dell'onorario, poi per l'assenza di condizioni di sicurezza e per i mezzi fatiscenti e sporchi. Le situazioni più critiche si registrano ad Isola delle Femmine e a Borgetto. Nella cittadina marinara i 13 operai hanno incrociato le braccia da alcuni giorni. Uno stop che ha fatto accumulare numerosi cumuli di spazzatura. Ieri mattina si è svolto un incontro al municipio tra la commissione straordinaria e i dipendenti. Complicata pure la situazione a Borgetto, dove montagne di spazzatura invadono centro e periferia. Per evitare una nuova emergenza rifiuti negli altri comuni, il commissario straordinario del Lato 1, Francesco Lombardo, lo scorso 16 ottobre ha inviato una diffida ai sindaci morosi. I comuni più indebitati sono quelli più grandi, Partinico e Carini, che devono rispettivamente 13 milioni e 16 milioni di euro. Segue Isola delle Femmine con quasi 6 milioni, poi Terrasini 3 milioni e mezzo, Cinisi 4 milioni, Capaci 3 milioni, Balestrate 1 milione e 700 mila, Montelepre 1 milione e mezzo, Trappeto 811 mila euro e infine Torretta con 258 mila euro. Gli ultimi pagamenti sono stati effettuati dai comuni tra settembre e ottobre, ad eccezione di Borgetto che non versa alcuna somma dal 15 aprile scorso. Ma i comuni, nonostante le elevate tasse richieste ai cittadini, non riescono comunque a garantire i pagamenti, messi in ginocchio da una crisi di liquidità senza precedenti. Ancora casi di spaccio nel capoluogo. Questa volta a finire in manette è un giovane ficarazzese. Il tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino responsabile. Gli agenti sono così intervenuti in via dell'Orsa Minore, dove hanno notato una persona a bordo di una moto intento a parlare con un pedone.
I due si sarebbero scambiati in seguito qualcosa, ma alla vista della polizia il centauro è scappato in preda al panico, mentre il giovane, accusato di spaccio, è stato bloccato dagli agenti con addosso 3 grammi di hashish. Poco più avanti, la polizia è riuscita a rintracciare l'auto in sosta del pusher in questione e al suo interno sono stati recuperati altri 35 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo, originario di Ficarazzi, è stato così tratto in arresto e per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Continuano gli atti vandalici ad Alia. Il comune madonita si trova in ginocchio di fronte a questi episodi che ormai si presentano con inquietante regolarità. Ultimi nell'ordine, un'ex scuola e il cimitero. Come detto, il primo bersaglio è stato il plesso scolastico chiuso qualche anno fa, che è stato completamente distrutto dai vandali. La struttura, in via Maddalena, vicino al liceo linguistico, era stata restaurata da poco grazie a un contributo pubblico. Lo scenario, infissi e sanitari distrutti ed un tentativo di incendio. L'altro atto vandalico è stato al cimitero comunale, dove il magazzino è stato scassinato e svuotato di tutti gli attrezzi. A scoprire l'indecoroso spettacolo, gli operai del comune al lavoro per le attività di pulizia del luogo in vista della giornata di commemorazione dei defunti. Gli operai sono a lavoro tutti i giorni e quindi l'azione dei vandali è avvenuta sicuramente nel corso della notte. Come detto, questi atti non sono stati i primi, infatti nei giorni scorsi erano stati vandalizzati il parco urbano, manomissione di panchine e cestini, taglio delle gomme di alcuni mezzi privati, l'incendio dell'automobile del sindaco Alvise Stracci e dell'assessore Mustafi. Anche Palermo avrà un acquario e sorgerà nella zona della Bandita. Ad annunciarlo è stato il sindaco Orlando durante la presentazione dell'Electronic Town Meeting che si terrà oggi ai cantieri culturali della Zisa. L'acquario, secondo il progetto ideato dal comune, verrà alla luce grazie all'esperienza dell'architetto Ettore Piras, che ha già ideato quello di Genova. Alla Bandita sorgerà dunque un acquario a 6 vasche. Si tratta di un investimento da 50 milioni di euro. Un progetto molto oneroso che porterà il comune di Palermo a unire le sue forze con la regione e la Camera di Commercio per la sua futura realizzazione. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Colpo esterno del Trapani che a Terni si impone per 2-1 e rimonta sulla Ternana di Desserre. A partire forte sono però gli Umbri che impensieriscono più volte la retroguardia cananata e dal 20° minuto trovano il vantaggio con l'ex Regina Ceravolo che con un sinistro batte il portiere dei siciliani Gomis. Il gol subito funge da sveglia per gli uomini di Boscaia che si destano dal torpore dei primi minuti gettandosi in avanti alla ricerca del pari. Al 37° arriva la svolta del match. Brignoli, portiere dei rossoverdi in uscita, stende Mancosu appena dentro l'area di rigore e Rosso per l'estremo difensore di casa. Lo stesso bomber Mancosu trasforma il penalty al minuto 39, imponendo il segno X al duplice fischio. Nella ripresa, forte della superiorità numerica, il Trapani si affaccia più spesso nella metà campo avversaria, sfiorando il vantaggio per 3 volte con Falco, Mancosu e Abate.
La Ternana si limita a difendere raramente, si distende in contropiede. Al 78esimo arriva il gol dei siciliani, che passano avanti grazie al gol del capitano Pagliarulo, che di testa gonfia la rete su azione di calcio d'angolo. La squadra di Tesser, come una bestia ferita, cerca di reagire, ma spinta di più dalla disperazione che dal buon senso, sfiora il pareggio solo ad un minuto dalla fine, quando un attento Gomis nega il pari al neoentrato Diop. È l'ultima emozione della partita. Il Trapani sale al primo posto in attesa delle altre partite del sabato prossimo, appuntamento ancora in trasferta a Bologna per giocare l'undicesima giornata del campionato. Non sarà certo un'impresa semplice, ma di sicuro la voglia di risalire la classifica li accompagnerà nel corso dei 90 minuti. È con questo spirito che i rosa di Iachini domani affronteranno alle ore 15 la Juventus di Massimiliano Allegri, che, dal canto suo, deve riprendersi dalle batoste in campionato in Europa. Per il Palermo la principale novità potrebbe essere il rientro in campo di Capitan Barreto. In attacco, con ogni probabilità, giocherà invece il duo Vasquez e Dybala. Si svolgerà a Palermo nella giornata di domenica 26 ottobre 2014 la seconda edizione dell'iniziativa culturale dedicata alle mitiche e affascinanti auto e moto d'epoca. Saranno tantissimi i veicoli protagonisti della sfilata che alle ore 12 prenderà il via da Viale della Libertà. Accompagnati dalla Polizia Municipale di Palermo, i veicoli attraverseranno la città seguendo un percorso urbano ben studiato e stabilito dall'organizzazione. Un itinerario storico-culturale che permetterà a tutti gli equipaggi partecipanti di ammirare le bellezze artistiche e monumentali del capoluogo siciliano, che si concluderà con l'esclusivo ingresso all'aeroporto di Bocca di Falco, dove le auto, sostando in esposizione, daranno vita ad un vero e proprio museo all'aria aperta. Per gli incontri dei Lions, ne parliamo sabato, si dibatterà su una pagina di storia poco conosciuta dai non addetti ai lavori, esperienza civile e politica chiaramente progressista e riformatrice, e uno dei primi passi, seppur accidentato, della democrazia in Italia. 1894, i fasci siciliani alla sbarra. Questo è il titolo dell'incontro che vedrà i relatori Rino Messina, magistrato ed autore di una pubblicazione lucida e accurata sull'argomento, e Amelia Crisantino, insegnante di storia e collaboratrice del quotidiano La Repubblica. Modererà l'incontro Stanislao Saeli, magistrato. Sarà presente l'assessore alla cultura, ai beni culturali e pubblica istruzione del comune di Bagheria, Rosanna Balistreri. L'incontro avrà luogo oggi, sabato 25 ottobre alle ore 17, presso i locali dell'ex teatro di Villa San Cataldo a Bagheria ed è aperto a tutta la cittadinanza. Informazione: si cambia l'ora e si dorme di più. Con l'arrivo dell'ultimo weekend del mese di ottobre giunge anche il momento del cambio orario. Come di consueto, infatti, l'ora legale verrà sostituita da quella solare, che entra in vigore precisamente la notte di domenica. Dovremo dunque spostare le lancette degli orologi un'ora indietro. Il cambio orario potrebbe produrre anche qualche effetto indesiderato su alcuni di noi. In particolare, gli esperti affermano che al cambio orario si riconducono irritabilità, stanchezza, difficoltà a concentrarsi, abbassamento dell'umore, almeno nelle prime 24-48 ore. In particolare, si sa che la luce solare aiuta a secernere la serotonina, il cosiddetto ormone del buon umore. L'improvviso accorciarsi dei pomeriggi, pertanto, potrebbe provocare una certa interferenza in tal senso. L'umore potrebbe cioè risentire delle minore ore di luce. Questo programma è stato offerto da Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, vi augura una buona domenica. Previsioni per il 26 ottobre 2014. Molte nubi oggi e piovaschi su Piemonte e sud Sardegna, ma ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord giornata prevalentemente soleggiata, salvo una nuvolosità maggiore sui settori di nord-ovest, specie sul Piemonte, che verrà raggiunto da qualche pioggia nel
nelle zone occidentali. Al centro più nubi raggiungono le coste adriatiche e la Sardegna meridionale. Sull'isola ci saranno delle piogge nei settori meridionali, bel tempo altrove. Raggiungiamo il meridione dove qualche nube e debole pioggia interesserà gli Appennini e poi la Sicilia ionica nel pomeriggio, poco nuvoloso sul resto dei settori. I venti soffiano con debole intensità ed ai quadranti nord-orientali. Temperature previste. Lieve aumento dei valori notturni che saranno compresi tra i 7 e i 16 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci aspettiamo 15-18 gradi al nord, fino a 20 gradi al centro e 13-22 gradi invece al sud. Amici, il meteo.it vi saluta augurandovi di trascorrere una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 25 ottobre, si ricorda San Gaudenzio. Il nome Gaudenzio ha origine dal latino gaudens e vuol dire gaudente, colui che gode. Dice il proverbio, se vuoi arrosto e brodo, devi sudar sodo. Sono nati oggi Johann Strauss, Pablo Picasso, Primo Carnera. Il 25 ottobre 1917 inizia il cosiddetto Ottobre Rosso, una serie di eventi della rivoluzione russa che portarono alla caduta del governo. Nel 1991 l'Agenzia per i trasporti pubblici di San Francisco commissiona all'azienda italiana Breda 35 nuovi tram, che saranno quindi made in Italy. Infine, il 25 ottobre 2001 la Microsoft lancia Windows XP. È stato il sistema operativo Windows più longevo e ad oltre 10 anni dal lancio è ancora installato sul 40% dei computer del mondo. Colderos della Closa ha detto: il tempo porta sempre la verità, peccato che non la porti sempre in tempo. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 25 ottobre. Ariete, questo weekend non promette scintille. Colpa soprattutto della luna indifferente e di Mercurio opposto, che vi rendono confusi e poco concreti. Mettete mano al portafogli con eccessiva facilità e siete così umorali che cambiate idea ogni minuto. Toro, l'opposizione della luna dallo scorpione non è esattamente la condizione ideale per iniziare il fine settimana sotto auspici favorevoli. Questa configurazione avversa vi causa un profondo stato di insoddisfazione e di instabilità umorale. Gemelli, sarà per via della luna in scorpione, o forse dei giorni faticosi che ultimamente avete affrontato, fatto sta che avete voglia di starvene un po' tranquilli. Malgrado il weekend, non ve la sentite di intavolare gite o iniziative di altro genere. Cancro, che splendida giornata! Con la luna in allegro trigono e con Venere e Nettuno a fare il tifo per voi, oggi i vostri desideri diventeranno realtà. Dotati di un fiuto eccezionale per trarre il massimo da ogni situazione, raccogliete consensi a non finire. Leone, vi aspetta una giornata spigolosa. La quadratura della luna, sempre in scorpione, è appesantita dalle analoghe angolazioni di Venere e Saturno. Le difficoltà maggiori riguardano la sfera privata e in particolare quella relativa alla vita di coppia. Vergine, con la luna in un bel sestile e con il buon umore che Venere vi regala, le eventuali contrarietà non vi spaventano, le supererete rapidamente. Le vostre notevoli competenze vi consentono di cavarvela egregiamente in ogni situazione, anche complessa. Bilancia, alla neutralità della luna ancora in scorpione si affiancano Venere, Saturno e Nettuno, indifferenti alle vostre questioni. Dovrete cavarvela da soli. In famiglia vorreste superare un contrasto, ma avete le idee confuse e la determinazione vi fa difetto. Scorpione, situazione planetaria dinamica e forse anche un po' confusa, con la luna nel segno che intreccia trami contrastanti con Venere, Giove e Saturno.
la determinazione per raggiungere ciò che volete ci sarebbe e la chiarezza di idee che vi fa difetto. Sagittario, qualche preoccupazione, forse dovuta al lavoro o alla famiglia, potrebbe farvi perdere il sorriso. Dovete assolutamente trovare una via d'uscita. A volte concentrarsi troppo su un problema impedisce di vedere la situazione con la dovuta lucidità. Capricorno, potreste finalmente ricevere una notizia che state aspettando da diverso tempo. Tenete acceso il cellulare e controllate la posta elettronica. È molto importante che oggi siate sempre reperibili. Una persona cara potrebbe avere bisogno di voi. Acquario, giornata molto spigolosa quella che vi apprestate ad affrontare e la colpa è tutta della Luna, di Giove e di Saturno, disarmonici al segno. Preparatevi a una serie di scambi di opinione piuttosto vivaci. Oggi la pazienza non sapete che cosa sia. Pesci, oltre al generoso appoggio della Luna, potete contare sulla benevolenza del Sole, di Venere e Saturno. Ottime e numerose le chance di successo. Preparatevi a vivere momenti intensi, ricchi di soddisfazioni. Saranno emozioni da album dei ricordi. Buon fine settimana da Nicola Zecchini di ANAS TV. Domani, domenica 26 ottobre, il traffico su strade e autostrade è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo al di fuori dei centri abitati dalle ore 8 alle ore 22. In Lombardia, a partire da lunedì 27 ottobre fino al 31 ottobre, è istituito un senso unico alternato nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 18 su un tratto della strada statale 38 dello Stelvio nel comune di Teglio in provincia di Sondrio. I tempi di percorrenza aumenteranno di 5 minuti. In Emilia-Romagna, fino al giorno 21 novembre, è istituito un senso unico alternato tra le ore 8 e le ore 18 sul tratto della strada statale 16 Adriatica in provincia di Ravenna. I tempi di percorrenza aumenteranno di 5 minuti. In Abruzzo, fino al giorno 30 ottobre è istituito il senso unico alternato in un tratto della strada statale 17 dell'Appennino abruzzese nel comune di L'Aquila. I tempi di percorrenza aumenteranno di 5 minuti. In Sicilia, a partire dal 31 ottobre fino al prossimo 25 febbraio, è chiuso al traffico il tratto della strada statale 640 di Porto Empedocle tra Caltanisetta e Serra di Falco, in provincia di Caltanisetta. Il traffico è deviato sulla viabilità locale e i tempi di percorrenza aumenteranno di 10 minuti. Per seguire l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale su tutta la rete stradale e autostradale, l'ANAS ricorda l'applicazione gratuita Vainas Plus, il sito web stradeanas.it e il numero pronto ANAS 841 148. Buon viaggio!